amiche, bentornati e bentornate in questo nuovo video. Se vedete qualcosa di strano, ebbene sì, ho tagliato i capelli, li ho accorciati ancora di più. Credo di non averli mai avuti così corti in vita mia. Però c'è da dire che ormai io non mi so più vedere con il capello lungo, medio lungo. Sicuramente avrà anche influito il fatto che non erano scalati ma erano tutti pari, e quindi a maggior ragione mi vedevo ancora di più Madonna addolorata. Comunque quando sono andata dal parrucchiere gli ho detto: senti, sai che c'è? Adesso scaliamo. Chiudiamo parentesi perché non siamo qui a parlare della mia peluria capillare. Partiamo immediatamente con il video di oggi. Siamo qui tutti insieme appassionatamente perché vi devo assolutamente parlare di un prodotto che secondo me è un po' sottovalutato. Sicuramente saprete di cosa sto parlando perché avrete letto il titolo del video e avrete visto la copertina. Stiamo parlando dei rossetti Sien. Allora, per quanto riguarda il capitolo make up di Sien, non mi è mai capitato di provare nulla se non un gloss quest'estate, un gloss rosso che fa parte della linea Brilliant Shine di Sien, prodotto assolutamente bocciato perché se mi seguite avrete visto che la resa sulle labbra è davvero scadente, il colore non è per niente omogeneo ma è assolutamente disomogeneo, in più il prodotto si andava ad infilare nelle pieghette delle labbra rendendole ancora più evidenti. Insomma, prodotto davvero bocciato per quanto riguarda quel gloss e in particolare quella colorazione, perché non avendone provate altre non vi saprei dire se anche le altre colorazioni fanno lo stesso effetto sulle labbra. Magari se avete provato dei gloss di Sien di quella linea più chiari, fatemi sapere se fanno lo stesso difetto. Un giorno mentre ero da Lidl a fare la spesa, ero nel reparto beauty, sono passata davanti all'espositore dei rossetti. Siccome quel giorno andavo abbastanza di fretta non mi soffermai più di tanto per scegliere un rossetto, però mi cadde l'occhio sull'inci, perché l'inci di questi rossetti non è stampato sul packaging ma si può trovare soltanto sull'espositore del rossetto. Guardai molto velocemente l'inci e vidi che era davvero davvero niente male per essere un rossetto che costava 2,49 euro a prezzo pieno. L'altro giorno sono tornata da Lidl per fare altra spesa e ho scelto un rossetto da quell'espositore. Il giorno in cui lo acquistai ho messo anche su Instagram una foto del rossetto applicato e mi pare di aver no. Nella sezione community non vi ho scritto il post con relativa foto, infatti ero molto indecisa se fare il post nella sezione community di YouTube oppure farci direttamente il video, però siccome secondo me questo prodotto è degno di nota, volevo parlarvene nello specifico, cosa che non avrei potuto fare perché mi sarebbe uscito un papiro enorme scrivendolo come post. Questo secondo me è un prodotto di make up che può rientrare tranquillamente nella categoria cosmetici low cost con buon inci, perché non contiene siliconi, parabeni, petrolati. Successivamente vedremo nello specifico che cosa c'è all'interno, che cosa contiene. Quando io acquisto un prodotto per la prima volta cerco di non farmi prendere dall'euforia della cosa. Avevo visto le colorazioni disponibili, ero tentata di prenderne più di una, però siccome con il gloss avevo avuto una brutta esperienza ho detto: adesso ne acquisto uno, se dovessi trovarmi bene poi quando tornerò acquisterò altre colorazioni. Quello che ho acquistato io si presenta con questo packaging che è davvero ben fatto, primo perché non è leggero ma è bello pesantuccio. Come potete vedere ha un packaging opaco, io ho acquistato quello della colorazione 15 Nude Brown. Sono un amante dei nude, non potevo non orientarmi su questo colore. Al centro è argentato e questo è il bullet. L'ho già utilizzato perché, come vi ho detto prima, il giorno stesso in cui lo acquistai pubblicai una foto nelle storie su Instagram. Non riesco a trovare, credo che non ci sia la grammatura, quindi non so quanti grammi di prodotto ci sono. Ha un paio di 24 mesi dall'apertura. Per quanto riguarda le colorazioni e per quanto riguarda i packaging, ne ho visti di due differenti tipi nell'espositore, perché c'erano alcune colorazioni con il packaging fatto in questo modo e altre colorazioni con il packaging di cui adesso vi lascio la foto. Il contenuto, quindi l'inci, immagino che sia lo stesso sia per quanto riguarda questi sia per quanto riguarda quelli. Credo che ci sia soltanto una differenza a livello di colorazioni, perché da quello che sono riuscita a capire, correggetemi se sbaglio, quelli con questo packaging sono le nuove colorazioni che sono subentrate dopo quelle che avete visto nella foto. I rossetti Sien sono dei rossetti tutti di base cremosi, poi ci sono quelli cremosi e basta e ci sono quelli arricchiti con micro glitter o pearlescenze. Prima di fare l'applicazione, insieme di parlarvi di come mi sono trovata io, perché comunque l'ho applicato per diverse volte, parliamo dell'inci.
Al primo posto dell'INCI abbiamo l'olio di ricino, quindi l'olio di ricino è l'ingrediente presente in maggior quantità in questo rossetto, in questi rossetti. Io parlo di questo, ma è inteso per tutti i rossetti di questa linea. Olio di ricino in maggior quantità rende questo rossetto assolutamente cremoso, dalle proprietà lenitive, dermoprotettive, nutrienti. Poi dobbiamo parlare un attimo di un ingrediente che si trova al quarto posto dell'INCI, che è la lanolina. La lanolina, ho chiamata anche cera di lana perché comunque è una cera, ha delle proprietà nutrienti, emollienti, va a rendere morbide in questo caso le labbra, ma è un prodotto che è contenuto anche in creme. Per completezza di informazione vi dico da dove deriva la lanolina e perché è contrassegnato con la scritta arancione. Nel biodizionario ci sono vari ingredienti contrassegnati con uno o due pallini o semafori, chiamateli come volete. In questo caso la lanolina è contrassegnata da un pallino rosso, ma io nella mia scala l'ho convertito ad arancione perché comunque il significato più o meno è quello, perché è un prodotto che viene ricavato dal manto delle pecore. Che cosa succede? Che quando la pecora viene tosata, perché comunque le pecore vengono tosate soprattutto in vista dell'estate per dare sollievo alla pecora, per evitare di farle soffrire molto il caldo, dopo averle tosate dal manto già tosato, con dei processi di lavorazione viene estratta questa cera di lana. Quindi tutto questo per dire che se state guardando questo video e siete vegani, sappiate che questo prodotto contiene un ingrediente di derivazione animale. Derivazione animale in questo caso è intesa non come maltrattamento dell'animale per avere l'ingrediente, ma è un ingrediente che viene estrapolato dal manto una volta che viene tosato, perché comunque, come ho detto prima, le pecore vengono tosate a prescindere. Chiusa parentesi, successivamente, quindi in ordine di presenza, proseguiamo con gli ingredienti che secondo me sono degni di nota. All'interno di questo rossetto abbiamo anche la cera carnauba. Questa è un'altra tipologia di cera che invece serve per rendere non appiccicosi i rossetti. Tra l'altro questa cera viene anche utilizzata nelle matite per gli occhi e per le labbra. Poi abbiamo burro di mango, successivamente abbiamo olio di albicocca, poi dopo qualche ingrediente abbiamo il bisabololo. Il bisabololo comunque è un ingrediente derivato dalla distillazione dell'olio di camomilla, un ingrediente molto molto utilizzato nei cosmetici per i bimbi oppure in quelli indicati per peli sensibili. È un ingrediente che ha moltissime proprietà, ma quelle più annoverate sono le sue proprietà lenitive, calmanti, dermoprotettive e riparatrici. Prima del bisabololo, comunque subito prima, c'è l'olio di soia, poi c'è il bisabololo, poi subito dopo il bisabololo c'è il tocoferolo, che sarebbe la vitamina E, c'è il talco, dopo il talco c'è il succo d'aloe. Questi sono gli ingredienti principali che vanno a comporre questo rossetto. È un rossetto che per costare 2,49 euro a un inci, niente male. Personalmente lo vedo utile nel periodo invernale, perché con tutti gli olietti e i burri che contiene va a idratare e nutrire le labbra, ma va anche a proteggerle dal freddo. Io sono un amante dei rossetti cremosi, a me piacciono tantissimo, mi piacciono anche quelli opachi, mi piacciono soprattutto quelli cremosi perché oltre ad essere confortevoli non mi danno la sensazione di labbra che tirano, anche se hanno il contro che non hanno la stessa durata di quelli opachi o delle tinte labbra, però quelli cremosi soprattutto nel periodo invernale mi vengono molto più d'aiuto. Adesso andremo a fare insieme l'applicazione per farvi vedere come questo colore performa sulle labbra, se è scorrevole, se è pigmentato sin dalla prima passata, e poi vi dirò come mi sono trovata io quando ho avuto modo di testarlo con il tempo, cioè dopo averlo applicato, come si è comportato durante la giornata. Inizio col dire che ha un profumo dolce, dolciastro, sa tipo di mou, di vaniglia, di biscotto, no, sa di biscotto, sì, profuma di biscotto. Questo qui è il rossetto, non appiccica per niente, ma anzi rimane bello confortevole, ha un sottotono che vira leggermente al marroncino, però comunque è un nude rosato, molto molto bello, portabilissimo, adatto secondo me a tutti i giorni. Poi comunque si intona abbastanza bene con il make up occhi che ho realizzato oggi, perché ho utilizzato la palette Aromas
E in particolare per fare la sfumatura, la transizione, ho utilizzato Teddy. Teddy è molto simile al colore del rossetto e quindi ho creato un look monocromatico. Per quanto riguarda la mia esperienza, sono molto molto entusiasta dell'acquisto di questo prodotto, sia perché l'ho pagato poco e soprattutto, cosa che non è scontata, per averlo pagato così poco a un inci veramente accettabile. Ci sono rossetti cremosi che costano molto di più ma che non hanno un inci accettabile come questo. Questo rossetto, se non mangi, non si va a sbiadire ma rimane lì. Chiaro che se mangi il rossetto si toglie, ma questo succede con i rossetti cremosi in generale. Si sa che i rossetti cremosi non hanno la stessa durata di quelli opachi o delle tinte labbra. Se si vuole portare tutto il giorno, l'importante è metterlo in borsetta e ritoccarlo ogni tanto. Mi piace il fatto che rimane confortevole sulle labbra nel tempo, le labbra sono costantemente idratate. Quando tornerò da Lidl acquisterò altre colorazioni, perché ho visto un paio di altri colori che mi interessano abbastanza. Io poi comunque i rossetti cremosi li consumo, quindi potrò allargare la mia collezione di rossetti senza spendere un capitale, ma avendo comunque un prodotto valido. E questo, amici e amiche, è tutto. Spero tanto che questa video recensione vi sia stata utile. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete già provato alcuni dei rossetti Sien, qual è stata la vostra esperienza in merito, oppure se ancora non l'avete fatto avrete intenzione di provarli anche voi. Vi ringrazio tantissimo per la compagnia, vi do appuntamento al prossimo video. Ci vediamo alla prossima.